Si sono svolte domenica 6 novembre in tutta la diocesi le assemblee zonali, le prime dopo i rinnovi e le conferme dei presidenti e dei moderatori. Le nostre telecamere hanno seguito quella che si è tenuta presso la chiesa di San Giuseppe Cottolengo, della zona di Saffi Ravone. Al centro dell'incontro la presentazione dei cantieri di Betania e la conversazione spirituale in gruppi, seguendo le indicazioni di questo nuovo anno pastorale fornite dalla CEI e dalla diocesi. Abbiamo ripreso la sintesi della diocesi sul cammino sinodale, quindi il lavoro fatto durante il primo anno del cammino sinodale, e abbiamo proposto all'Assemblea le tracce, quattro tracce sulle quali andare a lavorare. Quindi ci siamo riuniti in gruppi di lavoro da 8-10 persone, grazie anche all'aiuto e al supporto di facilitatori, e abbiamo lavorato su una traccia scelta sulla base della sensibilità dei partecipanti per cercare di trovare un po' di sintesi, quindi lavorare come zona pastorale e agganciarci al cammino sinodale, secondo anche le indicazioni della nota pastorale 22-23. Presente all'incontro anche Don Francesco Bonanno, religioso della Congregazione I Missionari del Preziosissimo Sangue e parroco a Maria Regina Mundi, recentemente nominato nuovo moderatore di zona. Dopo lo stop impostato, forzato del Covid, stiamo cercando di riprendere piano piano il cammino della zona pastorale, che ormai sappiamo bene essere la comunione di parrocchie vicine che lavorano con un unico obiettivo, lavorano in comunione di intenti e lavorano con un progetto a medio e lungo termine. In particolare questa assemblea di oggi significa rannodare anche il cammino sinodale, che è già partito lo scorso anno, che probabilmente ha visto più impegnate le parrocchie singolarmente, che invece quest'anno vuole iniziare con un cammino proprio di zona pastorale. È una scommessa anche questa. Cominciamo proprio con il metodo di Firenze, che ormai si chiama conversazione spirituale, è stato ribattezzato conversazione spirituale, e credo che qualsiasi contenuto debba partire dal fondamento dell'ascolto. Quindi probabilmente il contenuto primo, principe di questa assemblea è proprio ascoltarsi, sentire in che direzione vogliamo camminare, sentire i desideri, le aspettative anche dei parrocchiani delle quattro parrocchie che compongono la zona. Grazie alla corrispondenza di Don Andrés Bergamini vi diamo conto dei primi giorni del pellegrinaggio in Turchia di un gruppo di preti e di diaconi bolognesi insieme al cardinale arcivescovo alla scoperta delle radici spirituali siriache della Chiesa. Guida d'eccezione il vescovo Paolo Bizzetti, vicario apostolico dell'Anatolia. Una delle prime tappe ha portato i pellegrini ad Antiochia sull'Oronte, là dove per la prima volta i discepoli di Gesù furono chiamati cristiani. Siamo un gruppo di preti, di diaconi con le loro mogli, ma portiamo nel cuore un po' tutta quanta la Chiesa di Bologna, sia per l'amicizia che ci unisce a padre Paolo Bizzetti, che è vissuto per tanti anni nella nostra Chiesa e che ha servito anche la nostra Chiesa per tanti anni, ma anche proprio come segno del presbiterio che si interroga, che prega insieme, che rivive sulle tracce degli apostoli quella vocazione del cristiano di comunicare il Vangelo. Non viviamo per noi stessi, e ha sempre senso vivere per gli altri, anche quando si misura la propria debolezza. Le sorelle, se vogliono vivere la loro identità, devono scambiarsi delle visite, e in questo spirito anche le chiese sorelle, la chiesa di Bologna e la chiesa dell'Anatolia, in questi giorni si visitano. Sono venute, la chiesa di Bologna è venuta a visitare la sorella chiesa di Anatolia. E il senso del pellegrinaggio è proprio questo: non soltanto ritornare alle origini, ai luoghi delle origini, ai luoghi del cristianesimo, come si è sviluppato per secoli in queste terre, ma anche quello di trovare un'occasione per raccontarsi, raccontare le esperienze di questa piccola chiesa di periferia, che tuttavia rimane significativa perché ininterrottamente da 2000 anni in questi luoghi custodisce il patrimonio della fede. Siamo tornati con Paolo Bizzetti sui luoghi delle origini. Antiochia è la prima città, il primo luogo dove i cristiani sono stati chiamati cristiani.
E siamo tornati anche portando nel cuore Don Andrea Santoro, che sentiva il debito verso quelle chiese che ci hanno dato la fede, che ci hanno trasmesso il Vangelo e che oggi vivono una condizione di essere dispersi in un mondo non cristiano. L'esperienza di questa piccola comunità ci aiuta a riscoprire le nostre radici, non per essere piccoli, ma per capire che l'amore del Signore ci porta dove Lui vorrà, come portò all'epoca tanti, quei pochi discepoli di Gesù a comunicare il Vangelo, a far correre la parola. Ed è proprio da questo senso di povertà, di quello che noi siamo, non per ripiegarci, ma per guardare con la compassione di Gesù il mondo e perché il Vangelo possa raggiungere tanti. Si è insediato alcuni giorni fa il nuovo Consiglio Presbiterale Diocesano, l'organismo previsto dal diritto canonico come rappresentanza del presbiterio e come senato del vescovo, formato da presbiteri diocesani e religiosi eletti in parte dal clero, in parte nominati come rappresentanti dei vicariati e in parte scelti direttamente dall'arcivescovo. Nel primo incontro è stato espresso il desiderio di affrontare le questioni emergenti della vita del clero e della missione ecclesiale, riconoscendo con schiettezza gli aspetti critici e ricercando un ampio confronto per offrire all'arcivescovo un parere che costituisca un orientamento chiaro e il più possibile condiviso. Tra le prime emergenze che sono state segnalate c'è anche la verifica e il rilancio del cammino delle zone pastorali, la riflessione sui ministeri istituiti nel momento in cui la Chiesa si accinge ad istituire anche le donne e ha istituito il ministero del catechista, un confronto sulla dimensione quotidiana e domestica della vita dei presbiteri e della fase delicata degli avvicendamenti. Il Consiglio ha eletto un ufficio di presidenza che faciliti l'attività di questo organismo. Accanto al vicario episcopale di riferimento, Don Angelo Baldassarri, sono stati eletti Don Carlo Maria Bondioli, Don Giancarlo Leonardi, Don Filippo Passaniti, Don Massimo D'Abrosca e Don Stefano Gaetti. Memorare, meditazione nella Basilica di San Petronio. Una serata artistica e di riflessione lunedì 7 novembre ha visto la partecipazione di un numeroso pubblico che ha riempito la grande chiesa nel cuore di Bologna. Un'occasione per ritrovare la saggezza del ben vivere e dell'umano, spiegano i promotori, un appello di speranza e di pace lanciato insieme dalla Chiesa e dal Comune di Bologna. Nato da un'idea di Vittoria Cappelli e Valentina Bonelli in collaborazione con Roberto Giovanardi, l'evento si è caratterizzato da esecuzioni di musica e danza di alto profilo, con un programma curato da Don Stefano Cugliersi, direttore dell'Ufficio Liturgico Diocesano, insieme con Valentina Bonelli. Matteo Zuppi ha voluto dire di sì, a portare la grande danza, le quattro grandissime e straordinarie coreografie, dall'Ave Maria di Schubert alla Morte del Cigno, da Meditazione de Thais di Massenet a Schumann, quindi con la Rose Malade, la grande danza insieme al coro della Basilica di San Petronio e ai meravigliosi organi di questa del 1400, e oggi siamo qui a dire: parliamo da Bologna di pace, parliamo a Bologna di fratellanza, parliamo a Bologna per dire noi siamo qui perché ci crediamo, e l'unione del comune e della chiesa insieme dimostrano che insieme si può dare un po' di speranza. La piazza è piena, la gente entra, tanta, non avremmo mai immaginato un successo così trionfale. La danza è preghiera, la danza può essere anche preghiera. Se visto in un certo modo la danza stasera, voi capirete che la preghiera più sublime che c'è. All'inizio il saluto del vicario generale, Monsignor Stefano Ottani, del sindaco Matteo Lepore e del sovrintendente del teatro comunale, Fulvio Macciardi. Penso davvero che sia un'esperienza spirituale quella che stiamo per vivere, anzitutto per come si è arrivati a questo spettacolo che ha visto la collaborazione di tanti soggetti, che non è scontato, ma soprattutto la chiara volontà di danzare nella Chiesa. Io dico alla presenza del Signore. C'è
un grande antecedente biblico di Davide che danzava con tutte le sue forze alla presenza del Signore, e questo ci fa capire come la danza coinvolga tutta la persona, e il farlo davanti al Signore rende questo un canto di lode al Signore e lo arricchisce di una prospettiva davvero trascendente, capace di coinvolgere tutto l'umano. Anche l'arcivescovo, non presente all'evento perché in pellegrinaggio in Turchia, ha visitato le prove generali di domenica sera in San Petronio. È un evento importante questo che accoglie la Basilica di San Petronio, molto spirituale. Nei Salmi si parla della danza in cielo, è una delle arti più alte e più nobili da sempre dell'espressione umana, e come sempre le arti ci portano alla bellezza e come sempre ci aiutano a capire l'autore della bellezza. La scelta poi delle realizzazioni così appropriate alla ricerca spirituale è un evento davvero importante che aiuta anche a riconciliare la danza con la spiritualità. Alla serata è intervenuto il corpo di ballo del Teatro alla Scala, i musicisti del Teatro Comunale di Bologna, il coro della Cappella Musicale di San Petronio e gli organisti Michele Vannelli e Francesco Tasini. È la meditazione, il desiderio di meditare, di riflettere su quanto accaduto, di non soccombere al male, di cercare una speranza. I brani coreografici che abbiamo scelto, oltre alla morte del cigno, evocano il desiderio di meditare, di riflettere. Oltre a quel brano abbiamo scelto anche due miniature di Roland Petit, un coreografo francese. Uno si intitola appunto Meditation de Thaïs, l'altro La Rose Malade. La morte è evocata, però è anche superata dalla speranza. E poi abbiamo fatto creare una solo nuovo, una nuova coreografia, Ave Maria, su musica di Schubert, un nuovo assolo coreografico creato da una giovane coreografa, Stefania Ballone. E ci sono stati dei pezzi veramente molto, molto toccanti, sicuramente mi sono piaciuti molto i balletti, una cosa direi più unica che rara, insomma, vedere dei balletti in quella che è la chiesa simbolo di Bologna è stato veramente molto bello. Devo dire che il contesto è sicuramente il massimo che uno possa avere, insomma, in queste circostanze. A parte i balletti, la morte del cigno, l'Ave Maria è stupenda, stupendo quell'Ave Maria. Ma io mi incanto, la mia emozione, mi incanto, poi mi immedesimo, cioè nella ballerina. Sicuramente sì, un momento per stare con se stessi, riflettere e anche ascoltare musica che comunque non si sente tutti i giorni, accompagnata dalla danza, quindi ancora più coinvolgente. Come è accaduto per i precedenti presidenti della Conferenza Episcopale Italiana, il Sovrano Ordine Militare di Malta ha ammesso il Cardinale Matteo Zuppi nell'Ordine con la dignità e il rango di Balì Gran Croce di onore e devozione. La cerimonia ha avuto luogo nella cappella del Palazzo Magistrale a Roma. Questo singolare Stato senza territorio, che accredita i suoi ambasciatori in numerosi paesi di tutto il mondo, svolge la sua missione di promozione della fede e di servizio ai più deboli in 120 paesi, dove fornisce assistenza alle persone bisognose attraverso le sue attività mediche, sociali e umanitarie.
Un piccolo momento di gioia e di sollievo per la comunità greco-cattolica ucraina bolognese che, seguendo il calendario bizantino, ha celebrato martedì 8 la festa di San Michele Arcangelo, patrono della parrocchia, presenti numerosi fedeli nonostante la giornata lavorativa. Per l'occasione si sono riuniti insieme al parroco Don Michailo Boico, festeggiato nel giorno del suo onomastico, alcuni sacerdoti del decanato Firenze-Bologna, di cui Don Michailo è protopresbitero. Si tratta di una delle suddivisioni territoriali dell'esarcato ucraino in Italia, che comprende le comunità presenti in Emilia-Romagna, Toscana, San Marino e Marche. Da alcuni anni, infatti, per volontà di Papa Francesco, le comunità ucraine greco-cattoliche sono state riunite in una nuova realtà ecclesiale, assimilabile a quella di una diocesi, con il vescovo esarca residente a Roma. C'è uno speciale legame tra l'Arcangelo Michele e l'Ucraina. Da secoli, infatti, la capitale, Kiev, la città in cui nacque il cristianesimo dei popoli slavi orientali, è posta sotto la protezione speciale dell'Arcangelo, che appare anche nei vessilli della città. È celebre il monastero dalle cupole dorate dedicato al Santo Arcangelo nella capitale ucraina, che venne ricostruito nel 91 dopo la distruzione da parte del regime sovietico. Il pensiero è sempre per il paese afflitto dall'attacco violento del governo russo, per le tante troppe vittime del conflitto, per i numerosissimi profughi interni ed esterni e per quanti sono stati deportati nel territorio della Federazione Russa. Che San Michele protegga l'Ucraina, le sue chiese e il suo popolo. Suonano a festa le campane di Santa Maria Assunta di Borgo Panigale, dopo la vittoria nel Mondiale Piloti di MotoGP 2022 di Francesco Bagnaia, della squadra Ducati, che si è aggiudicata anche il titolo per i costruttori. Grande gioia nel quartiere alle porte di Bologna, dove ha sede la storica fabbrica di moto. Ecco, questa è una promessa fatta qualche anno fa alla direzione della Ducati, che in caso di vittoria del Mondiale, come è appena avvenuto, siamo molto contenti, avremo suonato le campane a festa. Ci sembra opportuno perché il campanile non ha solo una funzione religiosa, l'abbiamo appena restaurato. Il campanile in cima proprio porta il simbolo di Borgo Panigale, le tre spighe di panico sono il simbolo del nostro antico comune e poi quartiere. Allora ha una funzione anche civile, no? E quindi qualcosa di bello che avvenga in questo territorio è giusto festeggiarlo con le campane. La Ducati è una grande azienda che dà lustro al nostro quartiere, al Borgo Panigale, in tutto il mondo. Quindi condividiamo proprio questo successo, che è merito degli operai, dei tecnici e della dirigenza di questa nostra azienda qui nella parrocchia. E molti dipendenti che non li conosciamo direttamente sono anche nostri parrocchiani. Siamo contenti di far festa con loro. Festa per la comunità ortodossa moldava di San Giovanni Battista per i suoi 10 anni di presenza a Bologna. I fedeli, ospiti nei locali della parrocchia cittadina di San Giuseppe Cottolengo, hanno trascorso un pomeriggio di condivisione per celebrare questo importante anniversario. Balli, recite e canti hanno allietato il pomeriggio di una domenica di ottobre all'insegna delle tradizioni locali. La parrocchia nel tempo è diventata un punto di riferimento per gli ortodossi che provengono dalla Moldavia e dalle aree limitrofe in Romania e Ucraina. Qui si ritrovano regolarmente per le liturgie, le catechesi e le tante attività proposte, tra cui anche interventi caritativi. La nostra parrocchia è giovane, è in formazione, è un flusso molto potente perché cambiano il posto del lavoro sempre la gente, delle volte si cambiano con la vita in altre città, ma di solito la parrocchia è piena, non le abbiamo contato così sempre perché non ho tempo di contarle, invece la chiesa è piena, sono più di 100. Sono cristiani, cristiani ortodossi che per diversi motivi sono venuti qui e per questo ci sono da
un po' di tempo già abitanti qui, che hanno, hanno comprato le case, che vivono, che lavorano nelle fabbriche, le donne hanno diverse attività che aiutano tanto l'economia italiana, e, in speciale di Emilia Romagna, di Bologna. È molto difficile per la gente, per il fatto che sono lontano da casa. E sempre tengono in cuore questo allontanamento dalla casa, e qui hanno una possibilità grandissima di incontrarsi con la stessa gente, con la stessa fede, parlare, stare insieme, pregare insieme, così sostenerci uno all'altro. La necessità di sostenere economicamente le attività di volontariato offre all'Unitalsi bolognese la possibilità di creare aggregazione e incontro. Si è tenuta domenica la polentata d'autunno, presenti numerosi amici di Unitalsi, tra quelli che partecipano ai pellegrinaggi e alle attività dell'associazione, provenienti da zone diverse della città e della diocesi. Un bel momento di condivisione e di amicizia, spiega Anna Morena Mesini, presidente della sottosezione bolognese, realizzato con il contributo di persone che hanno messo a disposizione tempo e risorse per sostenere le attività dell'associazione. Sono numerosi, ad esempio, i malati e le persone con ridotte capacità motorie che utilizzano i mezzi Unitalsi per visite mediche e per altre necessità, alle quali provvedono gratuitamente i volontari dell'associazione. È un modo anche per mantenere e coltivare i rapporti di amicizia creati nei grandi eventi spirituali che caratterizzano la vita associativa. La recente crisi pandemica evidenzia ulteriormente l'importanza di queste attività semplici ma preziosissime e soprattutto la difficoltà riscontrata nel trasmettere questa sensibilità ai più giovani. Intanto l'Unitalsi Petroniana si sta mobilitando per partecipare alla prima memoria liturgica nella diocesi di Bologna della beata Rosa Pellesi, la religiosa originaria di Sassuolo che, ammalata di tubercolosi, visse 24 dei 27 anni della sua malattia ricoverata al Bellaria di Bologna. La diocesi di Bologna, che l'ha inserita nel calendario dei suoi santi, la celebrerà per la prima volta il prossimo 1 dicembre, proprio nel giorno in cui ricorrono i 50 anni della sua morte. L'evento principale avrà luogo nel santuario di Santa Maria della Vita, patrona degli ospedali della città. Alle 19.30 del 1 dicembre ci sarà una breve presentazione della storia della Beata, a cui seguirà la Santa Messa celebrata dal Vescovo Emerito di Carpi, Monsignor Francesco Cavina. La beata Rosa Pellesi, che nel suo lunghissimo calvario ebbe la possibilità di andare pellegrina con Unitalsi a Lourdes e a Loreto, è la straordinaria testimonianza della malattia vissuta come vocazione, cristiana non nonostante la malattia, ma dentro la sua condizione, nel servizio, nell'ascolto, nella preghiera, nell'offerta della sua vita. La campagna nazionale Uniti nel Dono per il sostentamento dei sacerdoti è l'occasione per riflettere sulla figura del sacerdote oggi. Eminenza, proviamo a tracciare l'identikit del prete che serve all'Italia di oggi, del 2022. Ma io penso che in realtà è il prete di sempre, che deve, questo sì, parlare il linguaggio di oggi e deve tradurre il Vangelo di sempre. Il servizio del presbitero, che è il servizio alla comunione, che è il servizio dell'annuncio del Vangelo e soprattutto dell'accompagnare i fratelli e le sorelle, oltre a quello evidentemente fondamentale dei sacramenti. E il problema è il linguaggio. Ci sono due tipi di linguaggio. Uno è proprio parlare quello che la gente capisce. Non parlare in ecclesialese, non parlare in latino, non parlare con delle categorie che qualche volta noi stessi facciamo fatica a spiegarci, ma il Vangelo si spiega benissimo. Dobbiamo fare come 800 anni fa, a settembre sono 800 anni, che San Francesco parlò nella piazza davanti al comune di Bologna, e la cosa che colpì tutti è che non parlava, non faceva la predica, ma sembrava che colloquiasse, cioè voleva dire, parlava l'italiano, parlava al cuore, parlava con quello,
E poi anche un problema di parlare a tutti. Ecco, questo sicuramente è quello che credo che ogni prete cerca di fare. Guardando ai 33.000 sacerdoti quasi che ci sono in Italia, a che punto siamo nel cammino per andare verso questo modello che ci ha appena tracciato? Non vogliamo diventare quelli che cercano, si adeguano e cercano i prodotti migliori per comparire o per... C'è una grande differenza tra usare i linguaggi e diventare, che è uno strumento anche, fondamentale, sempre, Gesù parlava in parabole, non parlava, parlava qualcosa che tutti capivano, con l'essere alla moda, con lo strumento che diventa più importante del contenuto, con il banalizzare, ecco, credo che ci abbiamo molto da imparare sul linguaggio, ma certamente abbiamo anche la, facciamo anche la fatica di non entrare nella grande fiera di internet e della banalizzazione dei contenuti. Da ormai più di 30 anni abbiamo a disposizione uno strumento che è quello delle offerte deducibili per sostenere i sacerdoti anche economicamente, ma è uno strumento che ancora si usa poco. Basti pensare che meno del 2% del fabbisogno per il sostentamento del clero è coperto dalle offerte deducibili. Perché, secondo lei, che cosa direbbe ai fedeli che la domenica riempiono le chiese per invitarli a fare un'offerta per il sostentamento dei sacerdoti? Credo che il problema è lo strumento, cioè lo strumento che doveva essere quello che permetteva la partecipazione, quindi non più la congrua allo Stato, ma è lo stesso fedele che si occupa con l'offerta deducibile, che con l'8 per 1000, con la firma, che si occupa della Chiesa, in realtà è diventato purtroppo una delega, oppure proprio non lo so, oppure ci sta la CEI. No, invece è proprio il senso della partecipazione che dobbiamo rispiegare, che aiutare i preti e aiutare il funzionamento della Chiesa è casa tua, e quindi hai, molte volte hai anche tu proprio voglia di dare una mano, di aiutare a far funzionare questo. Ecco, non c'è pantalone ce l'abbiamo noi, ed è anche un pantalone anche con qualche toppa, quindi a maggior ragione dobbiamo prenderlo sul serio. Qualche volta sono gli stessi preti che hanno un po' di timore però a parlare di questo. Che cosa direbbe loro? Di non aver, è una consapevolezza, è una condivisione, rendere partecipi delle difficoltà e dire guardate abbiamo bisogno di questo. Ci aiuta anche a ricordarci a noi preti che usiamo la generosità degli altri, di questo è anche molto importante. Condividiamo anche questo. In conclusione, Eminenza, le chiedo un regalo. Qual è il suo ricordo più bello, la prima cosa che le torna in mente di quando era giovane prete? La prima messa. direi sì, la gioia che la vocazione, che la scelta ha portato in tanti. La prima messa fu, io c'ebbe le due prime messe quando diventai prete. Una per i miei familiari, con i miei familiari, a Santa Maria Maggiore, diciamo andiamo proprio sulla bellezza di Roma e la storia, e poi in un'altra basilica, la seconda messa, cioè nello scantinato a Prima Valle, dove andavo a fare la scuola con i bambini e dove si ritrovava tutte le domeniche questa comunità di adulti e di anziani del quartiere. Insomma, lì vedendo la gioia, la soddisfazione, l'orgoglio, il sentirsi parte, amati dalla Chiesa, e sentirsi parte della Chiesa è qualcosa che mi ricorderò sempre, perché mi ha aiutato tanto a capire, mi aiuta sempre a capire come il prete può comunicare tanto della presenza del Signore e aiutare tanti a scoprirla, a diventare essi stessi presenza del Signore nei posti più insabili, uno scantinato in uno dei quartieri che allora era tra i più violenti di Roma.